Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Focus Verona Economia speciale infrastrutture. Siamo all'interno della 20ª edizione della settimana veronese della finanza. Parliamo di un tema quanto mai attuale questa sera, quello dei rifiuti. Siamo abituati a una gestione perfetta, quasi perfetta, insomma, nei nostri territori, ma sappiamo che questo tema caratterizzerà i prossimi anni. Sarà pieno di sfide, ci sono dei soggetti territoriali che si impegnano quotidianamente per cercare di garantire il servizio e ovviamente far sì che il tutto sia il più possibile sostenibile. Tra questi soggetti c'è anche un ente di diritto pubblico che è il Consiglio di Bacino Verona Nord, e diamo il benvenuto qui in studio al neo presidente Fabrizio Bertolaso. Grazie Matteo, grazie per l'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori. Lei, volto noto, già sindaco chiaramente di Somma Campagna, eletto tra i vari sindaci proprio all'interno del territorio di competenza di Bacino. Vediamo proprio dal sito internet del vostro consiglio, consiglioveronanord.it, la notizia anche che richiamava all'elezione all'unanimità. Quindi partiamo da qui, presidente. Da circa un mese questa nomina, poco più, e penso insomma che sia stata anche una soddisfazione vedere che c'è stata compattezza anche, no, tra i colleghi. Sì, soddisfazione, e ritengo anche che fosse però necessario, perché abbiamo davanti delle sfide importanti, delle sfide complicate nell'immediato prossimo futuro, e quindi il fatto di avere la possibilità di presentarsi davanti a queste sfide compatti e uniti tra sindaci credo che sia fondamentale e importante proprio per il buon esito di quello che ci aspetta. Rimaniamo sempre sul sito internet del Consiglio di Bacino, cambiamo slide, eccolo qui, qui avete tutti i riferimenti rispetto a questo ente, diciamo, di diritto pubblico, che è molto importante perché si occupa del tema rifiuti sotto alcuni aspetti che adesso il presidente ci ricorda. Per chi ancora non conoscesse, presidente, appunto questo tipo di enti, ricordiamo che Verona ne ha tre di consigli di bacino, cioè il Verona Nord, il Verona Sud e Verona Città. Siamo nell'area a nord della provincia. Cosa fa il consiglio? Allora, i consigli sono stati istituiti da una legge regionale e dovranno fare e devono fare tutta quella parte di organizzazione, gestione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti. Quindi si occuperanno di tutto quello che riguarda il rifiuto, da quando viene messo o nel cestino o fuori dalla porta di casa a seconda del tipo di raccolta che abbiamo, fino a quando il rifiuto verrà o riciclato, con possibilmente priorità su questa scelta, o smaltito all'interno di qualche impianto di smaltimento all'interno o all'esterno della nostra regione, ma sarà all'interno della nostra regione. Quindi ci occupiamo di tutto quello che riguarda proprio il ciclo integrato del rifiuto. Soprattutto in un territorio che è molto vario, perché se non sbaglio, insomma, coprite l'area del Lago di Garda, le colline pedemontane veronesi e la Lessinia. Insomma, sono ambienti completamente diversi dal punto di vista anche logistico e operativo, no? Sono ambienti diversi che ci danno una sfida importante, una sfida in più rispetto ad altri bacini. Abbiamo il Lago di Garda, che ha una specificità di un andamento anche della produzione del rifiuto che è molto stagionale ed è legata alla presenza turistica, con il turista che non è un utente semplice, perché soprattutto nell'ottica di fare raccolta differenziata il turista deve avere quelle poche informazioni che possiamo dare nei pochi istanti che dedica a questo tema nel momento che una persona è in vacanza, per dare quello che serve per poter avere una raccolta differenziata accettabile. La Lessinia presenta problemi diversi: grandi spazi, territorio vasto con bassa densità abitativa, e invece poi abbiamo la collina in cui c'è aziende, industrie, quindi utenti anche, che hanno bisogno di un servizio efficace e funzionante e per poter sviluppare continuamente le loro attività. E poi sappiamo che il rifiuto, se il ciclo del rifiuto non funziona, è un disagio per tutti i cittadini. Dobbiamo dire insomma che nonostante le varietà territoriali che abbiamo visto, il Veneto ma anche la provincia di Verona rimangono ai vertici delle classifiche nazionali per la raccolta differenziata. Molti comuni, anche veronesi, eccellono in questa raccolta, e quindi c'è già una cultura avanzata della differenziata, no, presidente?
Sì, noi abbiamo anche un bacino che ha all'interno molti comuni che arrivano tra l'80 e il 90% di raccolta differenziata, sono punte di eccellenza di livello mondiale. E il Veneto è una regione che è all'avanguardia a livello mondiale su questo tema. Io dico sia dal punto di vista della raccolta e della differenziazione, del recupero del rifiuto, ma anche dal punto di vista dei costi di gestione, perché ricordiamoci che poi la necessità è quella di avere una raccolta che sia efficace, efficiente, ma sempre con un occhio di riguardo anche al fatto che sia economica. Il rifiuto recuperato dà possibilità di recuperare risorse che vanno a ridurre poi i costi di quello che è tutta la raccolta. Dalla vostra pagina Facebook, che adesso mostriamo, Consiglio di Bacino Verona Nord, scorrendo un po' il feed vediamo tantissimi post che richiamano alla Giornata Mondiale dell'Ambiente, piuttosto che a iniziative di sensibilizzazione proprio nei confronti dei temi rifiuti, della sostenibilità ambientale. Insomma, cercate parallelamente all'attività più operativa, insomma, di raccolta, anche di sensibilizzare il vostro pubblico nei confronti dei temi legati alla sostenibilità, perché evidentemente, e lo sappiamo, come abbiamo detto in premessa, il tema rifiuti sarà sempre più centrale nelle nostre vite e bisognerà far fronte a una quantità di rifiuti che è sempre maggiore, purtroppo. E questa è una delle sfide che abbiamo, perché se da una parte è vero che stiamo aumentando le quantità che riusciamo a recuperare e a riciclare, dall'altra parte è anche vero che stiamo aumentando le quantità totali di rifiuto che andiamo a produrre. E questa sarà una delle prossime sfide che avremo davanti, quindi quella di riuscire non solo a riciclare e a recuperare di più, ma anche quella di ridurre la quantità totale di rifiuti che andiamo a produrre. È chiaro che è un tema che richiede passaggi fatti non solo con i cittadini, ma anche con le aziende, perché si parte da come si produce per poter iniziare a pensare a come si devono ridurre i rifiuti, però la sfida è aperta, è davanti e va affrontata. Alla pari, insomma, di alcune risorse che abbiamo a disposizione, come l'energia elettrica, che nel 2022 abbiamo visto crescere in maniera esponenziale, così come l'acqua, ci sembrano che siano risorse, assieme ai rifiuti, alla gestione dei rifiuti, tutto sommato scontate. In realtà, dicevamo, insomma, in futuro bisognerà tener conto anche di una propria responsabilità individuale, certo, anche nel cercare di produrne meno di rifiuti. L'abbiamo detto, sono tantissimi, e tenendo conto che anche questo è un servizio che non va dato per scontato. Non va dato per scontato, e ancora oggi la dipendenza del funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti è molto collegata al funzionamento degli impianti di smaltimento finali. Oggi sappiamo che gran parte del rifiuto finisce ancora in discarica, e pensiamo cosa succede e cosa è successo in alcuni casi in giro per l'Italia quando le discariche sono state chiuse o non avevano la possibilità di ricevere. E questo è un problema che non viene mai affrontato finché non tocca. E poi c'è la questione anche delle discariche che vicino a casa di qualcuno devono essere, perché purtroppo si cerca sempre di farle nei posti più lontani possibili, ma non è mai piacevole avere una discarica vicino, e io parlo da, in questo caso, anche da sindaco di un comune che di discariche ne ha più di una, e conosco bene tutti i problemi che ci sono e che ci sono stati nel gestire le discariche negli anni. E quindi l'auspicio è che tutti riescano a fare un passetto in più, perché sempre meno cittadini abbiano questi problemi da affrontare vicino a casa loro. In chiusura, Presidente, visto che è di fresca nomina, cosa vede nel futuro del Consiglio di Bacino Verona Nord rispetto, diciamo, al mandato che le è stato affidato? Quali sono le direzioni che tenderà a intraprendere insieme a tutto il suo Consiglio e le persone che lavorano con lei? Sì, io ho la fortuna o sfortuna di avere un mandato molto chiaro, e il mio è quello di far partire la società in house che dovrà poi gestire i rifiuti per tutti questi comuni e avviare questo Consiglio di Bacino nella sua piena efficienza. Quindi questo sarà il mio mandato, e credo che è una sfida importante che richiederà la collaborazione di tutti i colleghi sindaci che poi fanno parte del Consiglio di Bacino, ed è una sfida che abbiamo davanti, ma che deve essere fatta anche in tempi brevi. Quindi ci diamo orizzonti di mesi, non di anni, per arrivare a questo. E già questo è una notizia, insomma, nel senso che ci sono tempi certi e auspicabili, perché effettivamente rimandare non serve a nulla. Presidente, la ringraziamo, un grande in bocca al lupo quindi per il suo mandato, perché sta per ha iniziato, ma insomma che sta per concretizzarsi poi nella fase viva anche delle operazioni, e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti.
Questa puntata termina qui, noi ci vediamo a un prossimo approfondimento di Focus Verona Economia.